Un saluto da Ponte News. Nella giornata di sabato 4 dicembre a Ponte Curone è stato allestito il mercatino di Natale in via Giacomo del Bossi, chiesa del Bossi. All'evento è possibile accedervi con Green Pass. Vi ricordiamo i prossimi appuntamenti sono l'11 di dicembre, il 12 di dicembre e il 19 di dicembre. Il mercatino di Natale non è solamente libri, quaderni di Ponte Curone che ricordano il passato, ma anche presepi e oggettistica retro, grazie alla Caritas. Tutti prodotti acquistabili e il ricavato sarà devoluto alla realizzazione del nuovo oratorio. Servizio. Ok, siamo qui con Claudia Nalin. Ci parli meglio di questa iniziativa e poi ci dica bene chi può accedere, se è aperta al pubblico, a tutti e la finalità. Buongiorno a tutti. Allora, qui siamo nella chiesa Santa Maria delle Grazie, detta comunque chiesa del Bossi, conosciuta con questo nome. L'associazione culturale Il Paese di Don Orione, APS, ha voluto per il Natale prendere questa iniziativa. Abbiamo risistemato questa struttura che è dismessa da tanti anni, chiusa sempre, e l'abbiamo ripulita, sistemata e resa fruibile a tutti, a tutte le età, dal più grande al più piccolo. Ci sarà poi un bel evento il 18 sera che faremo questa esposizione di giocattoli di un tempo. Chiunque può entrare naturalmente con Green Pass obbligatorio, e chi acquista queste piccole cose che vengono esposte, vario genere, dal presepe alle statuette, ai libri che raccontano la storia di Ponte Curone e molto altro, la Caritas con il suo mercatino. Poi avremo la prossima settimana, nel prossimo appuntamento, anche il gruppo dell'AGE. Questo tutto a beneficio del recupero del nuovo oratorio. Allora, i contributi non si rifiutano mai, in qualsiasi forma. Chi vuole donare può benissimo contattare o l'associazione che siamo visibili, abbiamo il sito, quindi il paese di Don Orione, e ci trova, e trova tutti i contatti, oppure la parrocchia, il parroco. Il mercatino, finito poi il Natale, insomma, finirà un po', però diamo sempre la possibilità per chi fosse interessato. Soprattutto i libri non hanno stagione, non hanno un periodo specifico, quelli sono sempre a disposizione. Il numero di telefono è già nella locandina, l'abbiamo già messo, possono contattare o anche attraverso la mail. Abbiamo diversi modi per poterci raggiungere come associazione. E poi in futuro vedremo cosa fare ancora. Sicuramente vi invitiamo a vedere l'evento in sé, perché è molto bello, soprattutto per la questione del tema natalizio. Potete vedere sia i presepi, come ha detto, i libri, e poi anche un momento di comunità. Vi ringraziamo per essere stati con noi, ringraziamo Claudia Nalin per l'intervista. Grazie mille a voi e grazie a tutti quelli che vogliono visitarci. Vi ricordiamo inoltre, per l'appunto, il 18 di dicembre l'esposizione dei giocattoli, un bellissimo momento non solo per i bambini ma anche per adulti. E per ora è tutto, vi ringraziamo per essere stati con noi, a presto!